Eccellenza, è con profonda gratitudine a Dio per il dono grande che il mistero ci ha fatto nel farci incontrare il carisma donato a Don Giussani e la ringraziamo per la sua presenza, per la sua paternità e la sua amicizia. Leggo l'intenzione della messa, le messe che sono celebrate in questo periodo in tutto il mondo per questi avvenimenti. Nella memoria grata di Don Giussani, chiediamo al Signore di poter corrispondere con tutta la nostra vita all'invito rivoltoci da Papa Francesco il 15 ottobre, di accompagnarlo nella profezia per la pace, nella profezia che indica la presenza di Dio nei poveri, nella profezia che annuncia la presenza di Dio in ogni nazione e cultura. Diciamo grazie al Signore. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio di tutto il creato, che hai unito alla schiera dei martiri il Vescovo San Policarpo, per sua intercessione concedi anche a noi di partecipare con lui al calice della passione di Cristo, per risorgere nella potenza dello Spirito Santo alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Mosè parlò dopo e disse: vedi, io pongo davanti a te la vita e il vivere, la morte e il male. Oggi perciò io ti comando di amare il Signore, tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore, tuo Dio, ti benedica nella terra in cui tu stai per entrare per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti, e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, oggi io vi dichiaro che certo perirete, che non avete vita lunga nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso, attraversando il Giordano. Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore, tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a Lui, poiché è Lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare nel paese che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Parola di Dio. Beato l'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Beato l'uomo che confida nel Signore. E come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Beato l'uomo che confida nel Signore. Dal Vangelo secondo Luca.
dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Parola del Signore. Dio onnipotente ed eterno.
che sarebbe passato dal Santo Martire a noi capo, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesti il tuo prodigio, Padre, che liberi nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te iniziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la luce del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la chiesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vincenzo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Don Giussani, che hai chiamato a te da questa vita. E come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e della tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo nome. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formato al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei in cieli, liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto tuo posto, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni
nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
preghiamo. Nella gioia di questo giorno abbiamo ricevuto, Signore, i tuoi santi doni. A noi che annunciamo con questo divino convito la morte del Figlio tuo, concedi di partecipare insieme ai tuoi santi martiri alla sua gloriosa risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto